Buonasera a tutte, ciao, bentrovate a questo nuovissimo appuntamento. Come vedete, oggi sono anche in compagnia di un aiutante, il nostro piccolo Elliot. Come nel post, Elliot è l'elfo aiutante di Babbo Natale. Saluta Elliot. Oh, vediamo chi c'è qua. Vediamo chi c'è, chi c'è, chi c'è, chi c'è. In pole position. Oh, ciao Marilu. Ciao carissima, ben arrivata. Finalmente un mercoledì libero. Bene, ciao cara. Visto che ti sei collegata per prima, ti do una bellissima notizia. È arrivato il tuo libricino, finalmente. Oggi è arrivato il libricino. Per fortuna. Bene, ecco, vedi, ogni tanto una buona notizia. Bene, ciao Barbara, ben arrivata. Bene, bene, cominciano ad arrivare le mie ragazze e i miei ragazzi. Vediamo, vediamo. Sì, finalmente ogni tanto qualcosa arriva, anche se insomma il periodo è quello che è. Bene, allora questa sera, come vi avevo anticipato, Elliot è l'aiutante di Babbo Natale. Guardate che carino che è Elliot, bello colorato, guardate che buffo, ed è veramente molto semplice da realizzare, è facilissimo. Questo veramente, ragazzi, è alla portata di tutti, ma ovviamente le cose semplici le sapete fare anche da sole, quindi non è che avete bisogno dell'insegnante, della maestra che vi aiuti. Quindi questa sera farò una cosa ovviamente leggermente più impegnativa, ma comunque sempre alla portata di tutti. Bene, io direi che, visto che vi state collegando in un bel po', direi che intanto andrei ad illustrarvi che cosa farò questa sera, da dove ho pescato questa idea. Allora, se non smettono di messaggiare, li picchio attraverso il web. Oh, insomma. Quando uno sta lavorando, 350.000 messaggi che passano. Oh, un po' di rispetto per chi lavora, insomma. Allora, Elliot, il nostro amichetto, è stato acchiappato da un'idea furbissima di questo cartamodello. Questo cartamodello, vedete, qui c'è un esempio che ovviamente ha fatto Marta. Un esempio, io ovviamente ho scopiazzato l'idea e ci ho messo del mio. Quindi l'ho montato sempre su una ghirlanda di tulle, ma ovviamente l'ho fatto alla tecnica ciuffetti. Per chi piacesse molto il nostro elfetto, il kit è già disponibile e costa 10 euro, quindi già da domani potete prenotarlo. Questi sono i cartamodelli stencil di Creativa, sono delle robe fantastiche, sono dei cartamodelli meravigliosi, ogni cartamodello ha più di un soggetto, quindi io ho fatto Elliot, ma questa sera ovviamente Elliot è l'aiutante di Babbo Natale, non possiamo non creare Babbo Natale. Quindi creerò un Babbo Natale su una mega pallona. E avrà il panzotto luminoso, perché noi i luccichini ci piacciono, e vi farò vedere come realizzare la struttura del babbo utilizzando questo bellissimo cartamodello. Questo è un cartamodello in plastica, quindi è riutilizzabile un miliardo di volte, quindi non si usura mai. Basta utilizzare il pennarello evanescente e lo potete veramente utilizzare in mille mille occasioni. Tra cui, oltre che a realizzare babbo e elfo, potete realizzare questa bellissima ed elegantissima patinatrice. Guardate che carina. O, visto che siamo in tema Halloween, visto che ormai settembre se n'è andato pure lui. Grazie. E la straghetta, guardate che carina e simpatica. Quindi, qua avete tanti particolari, tanti accessori che potete comunque utilizzare per tantissime occasioni. Quindi veramente sono dei cartamodelli veramente molto molto validi.
Ogni cartamodello in media costa sui 10 euro, dai 10-12 euro a seconda del modello. Questo comunque è quello da 10 euro. E ovviamente per chi vorrà realizzare Elliot, per chi vorrà realizzare il babbo, che vedremo questa sera, dentro troverà il cartamodello cartaceo, ovviamente, perché se no non riusciamo a fare niente, ma per chi volesse acquistare c'è il cartamodello a parte. 10 euro, Marilulu, costa il cartamodello stencil. 10 euro. Bene. Ovviamente Elliot, ho voluto utilizzare il tessuto di Natale nuovo che avete visto nel post precedente. Quindi ho utilizzato la stoffina di cotone con le stelline e poi ho utilizzato, vabbè, peluscini e altre cose che avete comunque già visto. Mentre questa sera ogni babbo che si rispetti deve avere ovviamente il mantello rosso. Quindi utilizzerò questo nuovissimo feltro da 1 mm con la stampa glitterata in argento, è disponibile in colore rosso e in colore blu, molto molto bello, e questa sera insomma lo utilizzerò per fare i particolari del nostro babbo. Poi ovviamente non mancheranno piccoli particolari come il tessuto a pellicina, guardate che carina, ciao Raffaella, e il tessuto a pellicciotto. Poi avremo il sacchettino di juta per metterci dentro le caramelle, ma in realtà noi nasconderemo le batterie del LED, e poi ovviamente avremo la licra per fare il viso e altri tanti piccoli particolari. Vi voglio far vedere questo che è molto molto utile. Sono delle mezze sfere praticamente in plastica nera con tantissime dimensioni. Queste sono ottime per fare gli occhietti, sia degli animali sia comunque delle persone, e avete veramente un assortimento vastissimo di misure. Anche questo qua si vende così a pacchettino multiplo e costa 3 euro, quindi anche proprio un importo accessibile. Ovviamente abbiamo anche il tessuto a pellicciotta che qua viene venduto a quadrotti, quindi adesso questo qua è il mio quadrattone. Ciao Franci! E anche questo qua viene venduto a quadratini, non mi ricordo però il costo, quello ve lo dirò magari domani, perché proprio non me lo ricordo. Bene, poggiamolo lì, va là. Poi ovviamente avremo bisogno di un tubolare di rivestimento per la bowl. Ciao Manuela, ciao! Bene, mi fa piacere. Ditemi se vado troppo veloce, se non capite qualche passaggio, qualche materiale, che faccio, come direbbe Vasco Rossi, faccio il rewind. Il rewind, lui direbbe, non il rewind, il rewind. Tubolare, ovviamente, a tema rosso con le variegature, non so se si vedono bene su queste luci, ma abbiamo le variegature oro. Poi abbiamo una piccola palla di plexiglass, LED luminosi. Guardate che carini, questi sono gli ultimi arrivati e hanno il caricabatterie veramente molto sottile, molto molto sottile, quindi si riesce a incastrare facilmente. Poi, diciamo, come ultimo, e questo è facoltativo, la nostra palla può essere, vedete che io vi ho fatto il laccetto. Il laccetto può essere appesa, quindi avere il babbo sospeso, oppure con l'ausilio di questo simpatico supporto. Ciao, Cle! Ok, ci vediamo dopo. Ok, tranquilla. Se dovesse scapparti qualche cosa, Clelia, tranquilla, mandami un messaggio. Da oggi è anche attivo il super mega numero WhatsAppone. Quindi, come vi ho detto, salvatevi il numero che avete visto nel post, ma se volete ve lo ripeto, 347-7176-144, nuovo numero WhatsApp per chiedermi ogni informazione sui materiali, sui progetti e tutto quello che vi occorre. E, sarò felice, insomma, di rispondervi il prima possibile, e se avete bisogno di fotografie, di prodotti, idee, non esitate a chiamarmi, sarò ben felice di potervi aiutare. Intanto saluto le New Enti, Francesca e Giuseppe, e vi faccio vedere questo magnifico supportino.
in plessiglass, che è proprio una base d'appoggio, quindi non si vede, ma comunque è una vasina d'appoggio. Voi potete, adesso andiamo a chiudere the bowl, potete, guardate che equilibrista. Faccio il pesce rosso dentro la bolla trasparente. Potete anche fare il babbo d'appoggio. Quindi se magari volete adornare la tavola con una cosa spiritosa e anche un po' romantica, visto che è LED luminosi, potete anche appoggiare il vostro boccione e avere una cosa un po' particolare. Ciao Filamena, ciao, ben arrivata. Bene, ovviamente per chi vorrebbe, volesse, mamma mia, l'italiacano. Per chi volesse fare la palla sospesa, magari consiglio, visto che il sotto comunque si vedrà, di decorarlo con qualche rametto di vischio, di pino e qualche nastrino, insomma, da chiudere comunque il sotto. Adesso vi farò vedere per quale motivo e quindi, insomma, da fare anche la composizione sotto. Ma direi che possiamo procedere con l'assemblaggio di tutto questo ambaradan. E partirei comunque con la sistemazione della palla. Quindi vi faccio vedere come inserisco i LED luminosi in una palla chiusa, ovviamente. Quindi apro la palla, cerco di non schiacciare il nastrino lì in mezzo. Voi il nastrino attaccatelo dopo, voilà. Le due linguette, i due forellini dovrebbero essere uno in fronte all'altro. Ecco qua, in questa maniera. Ok, quindi boccia chiusa, vado ad inserire i miei LED. Quindi prendo pistola a caldo, mi raccomando, ragazze, facciamo attenzione. Ciao Antonella, vado a bucare, quindi senza colla, ma vado proprio a bucare la mia bella boccina. Mi aiuto magari. Con uno stecco, ovviamente la mia sfera sarà da incollare in modo che non vi si apra nella lavorazione. Sono ad incastro, ma è meglio dargli un goccino di colla. Ciao Carla, ben arrivata. bisogna che vi coordiniate bene allora con le telefonate, dai, insomma, immagino che siano cose importanti. Allora, prendo il mio filo di LED luminosi, vi faccio vedere intanto, il filo è lungo 2 metri. E guardate che belle luminose, sono ovviamente a luce fredda, quindi non scaldano le vostre composizioni, quindi le potete usare anche dentro nelle lanterne di feltro, che non rischiate di dar fuoco alla casa. Ok, allora qua si è un po' aggrovigliato il tutto. E vado ad inserirle nella mia sfera. Ovviamente hanno, queste hanno il filo di rame, quindi vi aiuta ad inserirlo dentro, insomma, abbastanza facilmente. Poi al limite il bucanino lo potete sempre allargare successivamente. Quindi infiliamo, vediamoci. Ciao Barbara! Eccoci qui.
Poi dopo al limite potete sempre sistemarle un po' con uno stecchino e posizionarle più da un lato più dall'altro. Stasera abbiamo anche la colonna sonora tema Natale. Christmas time. Tanto per fare un po' di atmosfera. Ecco qua, lo sapevo anche prima che sarebbe precipitato il telefono. Lo sapevo anche prima. Vieni qua, LED. Ok. Bene. Sono le belle cose della diretta. Ciao Monica, ben arrivata. Sei riuscita a risolvere coi piedi? O adesso abbiamo degli gnometti scalzi? Ecco qui, lasciamo un pezzettino di filo fuori per la precisione, questo, le palle trasparenti sono disponibili in tante misure diverse, ecco qua. E lasciamo fuori questa parte di filo trasparente. Facciamo la prova luminosità, direi che ci siamo. Ok, e vado a ingabbiare il tutto, vediamo se riesco a lavorare meglio così, con il tubolare, questo qua, in licra. Ok, niente. Abbiamo gli elfi senza piedi. Allora, praticamente facciamo una misura così. Per facilitare il tutto. È più o meno come vestire un bambino. Uguale. È come quando vi mettete le collanta la mattina. Uguale. Io per comodità ho già fermato con un piccolo punto filza il culetto. Sistematelo, mi raccomando, il calzino più al centro possibile, e questo è il nostro pallone. Guardate che bello illuminato, che meraviglia. Già così è bello di suo. Bene, allora la nostra pallozza è pronta, quindi per il momento la possiamo appoggiare a lato. Facciamo anche un po' di atmosfera, che la accendiamo così, e andiamo a preparare, questo è un fuggitivo, ficcati lì, ok, ecco qua, e andiamo a preparare il corpo, no il corpo, la testa del babbo. Bene. Allora, dal mio cartamodello stencil ho ritagliato esattamente. Allora, Elliot, fermati lì. Ho ritagliato la barba, che è questa.
che mi sono già preparata, ma poi vi farò vedere come si usano. Taglierò i baffi. Due rettangolini piccoli, che l'altro me lo sono perso, eccolo qua. Due rettangolini piccoli per le braccine, uno un po' più lungo per il berretto. Ovviamente abbiamo la sacca dei doni. Cappello, che è questo. Tondino per il naso. Questo è un semplice cerchietto per fare il viso. E poi queste sono le mie, ovviamente sono anche tutte un po', guardate come sono in ordine, le mezze sfere per fare gli occhietti. Bene, allora direi che possiamo intanto procedere ad incollare in due parti il cappello. Quindi con la colla a caldo do un piccolo punto nella punta del cappello. Ovviamente se utilizzate del panno Lenci, quindi questo qua sarebbe meglio che fosse o incollato cucito e molto imbottito, come ho fatto per il cappello di Elliot, che è in tessuto di cotone, perché sennò sta un po' moscetto. Mentre questo che è in feltro basterà appena appena un po' di ovattina sopra nella testina per dare solo un po' di volume. Quindi qua togliamo un po' di baffi. Quindi andiamo piano 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 piano. Anche di qua. Questi sono, diciamo, ricalcati e tagliati poi a mano. Ecco qua il nostro berrettino, guardate che carino. Ok, già attaccato a 6 kg di colla e non dito. Prendo un po' di ovattina di questa qua a fiocchi, che è arrivata nuova nuova oggi. E me la vado a sistemare un po' all'interno. Questo più o meno come abbiamo fatto con le streghette, uguale. Il principio è sempre quello. Ok, prendo il faccino, prendo un po' di ovatta, faccio una bella palla e comincio ad imbottire il mio viso. Questo mi raccomando, cercate di farlo abbastanza rotondino in modo che non abbia delle punte strane, che dopo insomma facciamo il babbo con delle strane protuberanze. Tanto la licra ha la fortuna che si modella molto molto facilmente. Un po' più cicciottina. Facciamolo un po' più cicciottino. Sembra che non ci stia niente dentro un cerchietto del genere, ma in realtà la licra si dilata molto e quindi anche perché insomma dobbiamo avere un po' di proporzione nel nostro progetto. E vado a chiudere o con il nostro amico punto filza o con due nodi.
Ecco qua, la forbice. E poi io vado a dargli due punti anche dietro da chiuderlo bene bene, in modo che così non dobbiamo inserire dietro qualcos'altro per chiudere, diciamo, il bucone. Bene. Ciao Federica, ciao Odetta! Mi dimentico sempre di portare l'infilago. Ok. Questo è tanto il procedimento che sapete fare. Ciao Rosanna! Sapete fare benissimo. Avete visto, stasera c'ho anche la maglia firmata. Sono sponsorizzata questa sera. Sponsorizzata da me stessa. Ok, così chiudiamo bene il faccione di Babbo. E voilà, oddio. E voilà. E vado ovviamente a inserire il mio cappello. Tanto qua ho visto che c'è un bucanino da chiudere. Però prendiamo una forbice più buonina, che quella fa un po' schifezza. Ok. E vado a inserire il mio cappellino. Ovviamente vado a mettere la colla sulla mia testolina. E vado a chiudere, mentre si asciuga prendo la strisciolina più lunga e vado a creare il famoso berretto che è Babbo Natale, perché fa freddo, eh. Voilà. E intanto una parte della faccina l'abbiamo fatta. Ciao Rita! Siamo all'inizio, Rita, non hai perso tanto, dai. Siamo ancora nella fase di creazione del faccino. Ok. Fermati lì. Bene. Allora, prendo i miei due guantini che ho già sapientemente cucito. Stavolta li ho cuciti a macchina, ma potete anche cucirli o incollarli. E vado a mettere dentro un pochino di ovatta. Senza nebbia, sì, mi sa che ho pulito bene la fotocamera. Ecco, mettiamo un po' di ovattina nelle manine, non tantissimo, queste sono fatte in panolinci. Ok. E con i due pezzettini di pellicciotta più piccolini vado a completare
il mio sotto, questi li ho fatti anche un po' troppo larghi, dividiamo metà e vado ad incollarli tutto intorno così. Quindi vado di colla. E voilà. E ovviamente mettiamo anche un po' di colla da chiudere il tutto, possibilmente non sulle dita. Guantino pronto. Secondo guantino. Ovviamente le manine devono essere speculari. E vado a chiudere anche qua il centro. Ok. L'unica cosa è che fate un po' di pasticci con il peluche. Allora vado a ritagliare il mio nasino. Sappiamo che Babbo Natale il nasino piccolo non ce l'ha, quindi sarà più un nasone che un nasino. Ed ecco qui il nasino. Allora, le parti quasi salienti le abbiamo fatte, non mi rimane altro che ritagliare la barba, che avevo già furbemente preparato prima, vedete, è un lavoro molto molto semplice, alla portata di tutti. Anche di questo il kit è già disponibile per chi volesse replicare il nostro babbone. Qui. E costa 12 euro. Ciao Elisa. Ok, allora spostiamo la nostra bowls che vi faccio vedere. Vado a ritagliare da qui, quindi questo che è marcato numero 4, i baffi. Quindi prendo pannolenci bianco, sagoma del baffo, pennarello evanescente, adesso non so se riuscite a vedere bene, vado a ricalcare l'interno di questi segmenti. Vediamo se... no, così non si vede. Forse si vede meglio di qua. Baffo fatto. Uno. Poi dopo l'altro lo giro ovviamente a specchio. E secondo baffo fatto. Non mi rimane altro che tagliare. Baffo 1. Baffo 2. I cartamodelli sono disponibili in tante altre varianti. Ecco qui.
Allora, baffo, naso, abbiamo tutto. Direi che non ci rimane altro che andare a finire la nostra pallina. Quindi decidiamo dove voler mettere il nostro sacchettino, che sarà quello che conterrà il nostro porta LED. Quindi se vogliamo farlo dietro come sacchetto proprio o davanti come manina. Quindi io direi che per il momento lo lasciamo così sospeso. Ok. Bene, allora andiamo a... Intanto vado a completare qua dietro. Andiamo a inserire la nostra testa sulla palla. Adesso io metto un po' di pellicciotta qua dietro, aia, anche sulla dita, però il bello del pellicciotto è che non sai dove stai dando la colla. Ok, bene, allora il mio davanti sarà questo qua con il sacchettino, quindi andrò a montare. Tanto qua ho visto un bucanino che non ci deve essere. Ah, ma allora adesso c'è lì l'edera che sta rompendo. Allora, una manina è così. Ok, quindi allora aspettate che così non ci dovrebbero essere più incidenti. Allora, dicevamo, manina, che mi concentro bene. Allora, una per così. Che vedo lo specchio, non vado a fare il casotto. E una così. A specchio, me la giro davanti perché sennò va a finire che mi monto le mani al contrario. Infatti, mi sa che la mano era così. Quindi, manina. Manina, manina. Il filo dove l'ho messo? Dove l'hai messo? Chiaro, il filo, 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 filo. Eccolo. Anch'io avrei bisogno di Elliot a darmi una mano, non solo Babbo Natale. Andiamo a chiudere l'imboccatura su. Ok, poi si potrà nascondere con un nastrino. Poi vado a creare la mia testina. Quindi prendo le mie mezze sfere. E queste vi voglio vedere ad attaccarle. Due della misura più piccola. Allora io oggi vado
voi mi raccomando andate di pinzette, perché è un ottimo scottadita. Ecco qua. E il nostro babbetto intanto prende vita. Ok. Quindi vado a montare la mia barba. La mia barbetta ovviamente ogni cartamodello è adattabile alla struttura del viso che state realizzando. Potete, soprattutto nella pattinatrice e nella straghetta, la gamba la potete allungare. Ovviamente riportando il cartamodello la riga più sopra. Quindi potete allungare le gambe come volete. Quindi questi cartamodelli si possono adattare a seconda delle vostre esigenze. Ok, andiamo a montare i baffi, quindi baffo così e baffo così. Ecco i nostri baffoni. E poi per ultimo andremo a montare il naso che come al solito mi sono persa. Voi avete visto un naso? Niente, va bene, abbiamo il... Nel frattempo ho trovato una zanzara, ma va bene. Niente, allora vi faccio vedere. Provato. Vi faccio vedere che ho trovato. Il cartamodello costa 10 euro. Questo costa 10 euro. E hai 4 progetti. Faccio rivedere per chi si è collegato all'ultimo momento. Allora, questo che lo chiamano il cartamodello stencil gambe lunghe, hai. Il bambo che sto facendo io questa sera, la pattinatrice, hai l'elfo Elliot e la straghetta, tutti nello stesso cartamodello. Qua di fianco è spiegato passo a passo quali sono le parti del cartamodello che voi dovete ritagliare, quindi disegnare e ritagliare, e poi sono pronte per l'assemblaggio. Quindi veramente molto molto semplici. Ok, allora io direi che guardiamo il dritto del nostro lavoro per non attaccare la testa al contrario. E direi che possiamo procedere, salvo ricarica, ad appiccicare il nostro babbetto. Ve lo giro delicatamente. Che ne dite? È o no, buffo? È un vero babbo panzotto? Mi sa che ci stiamo dimenticando qualcosa, Chiara, ma non saprei. Direi che il cappello l'abbiamo fatto, le manine. Ah, no! Certo che ci siamo dimenticati.
Dobbiamo sistemare i LED e fare la prova luci. Allora, facciamo così. Così, prima di rovinare i LED, incolliamo il nostro sacchettino alla palla. Non si è, stava dondolando. Solleviamo delicatamente perché la testa ancora non è salda bene. Che dite? Può essere un bel babbo questo? Un vero Babbo Natale? Guardate che bello, tutto luminoso. Appoggiato sulla tavola, guardate che carino. Chi ha magari dei bambini? Oppure un bel babbo sospeso. Adesso magari attaccare l'albero di Natale è un po' pesantino, però magari chi ha la fortuna di avere le travi in casa, magari di legno. Potrebbe essere una bellissima idea, anche come idea regalo, una cosa un po' alternativa, originale. Dopo, ovviamente, per chi vorrà appenderlo, sotto vedete che c'è il pippioletto. Io, che poi si può mettere lo stesso, anche se uno lo fa d'appoggio, vi faccio vedere. Utilizzo questi rametti qua di botanica, lo chiamiamo. Ciao Liviana, grazie ragazze. Scusate anche se stasera sono un po' moscetta, ma provengo da una settimana molto intensa, sono un po' le batterie un po' scariche. Devo mettermi un po' sotto carica. Questi rametti, vedete, io li sto staccando. Sono proprio a ciuffetti così e si possono staccare, quindi separare, quindi mettiamo a culo in su, babbo. Facciamo anche un'altra cosa, però utilizzo, vediamo se ho fortuna, la tronchese, ma figurati, neanche a morire. Sì, bello avere. Da rifare sicuramente. Poi vi racconto anche, mentre vi faccio vedere l'ultimo tocco, vi racconto anche che i tubolari, quindi il bigolo, il calzetto, questo. Ovviamente è della collezione ultima appena arrivata ed è disponibile non solo in colore rosso, ma ci sono tantissimi altri colori. Quindi anche quello, se volete fare magari il babbo in beige, il babbo in grigio, è disponibile in diversi colori. Con le stelline magari blu. Io taglio in fondo. Grazie. Taglio il fondo, babbo, girati. E taglio il pistolotto qua sotto perché fa molto spessore e non mi piace molto. So già che mi scotterò. Aia! Vediamo se si è solidificato tutto. E voilà! Potete aggiungere magari anche dei sonagli, qualche nastro qui a vostra immaginazione, quello che volete. Oppure, vedete? Anche ad appoggio, no, non vedete niente, aspetta che vediamo se abbasso un po'. Così
anche con la sua basina d'appoggio e rametti sotto, è molto carino anche così. Bene ragazze, direi che a Bambo abbiamo messo tutti i nostri particolari, quindi Bambo è completo. Direi che a me piace un sacco, è molto carino e spiritoso e secondo me, per dire, nella mia vetrina, quando alla sera c'è tutto buio, questo sicuramente illuminerà la serata. Bene, detto questo, spero che il progetto vi sia comunque piaciuto. Avete visto, un progetto molto semplice, alla portata di tutti. Per chi magari lo vuole riproporre, quindi c'è il kit già disponibile, che costa 12 euro, ed è comprensivo ovviamente di tutti i materiali, compreso il cartamodello, ma cartaceo. Per chi invece volesse comprare il cartamodello stencil, ripeto, costa 10 euro, ci sono anche diversi soggetti. In vendita sono ovviamente le mezze sfere, che sono nel blisterino così. Ovviamente la botanica la potete trovare anche in versione diversa, perché ho diversi rametti carini. Il resto, pannolenci, il feltro nuovo che è appena arrivato, quello che abbiamo pubblicizzato la settimana scorsa. Supporti, sfere di plexiglass in diverse misure, i LED sono tutti disponibili ovviamente in negozio. Quindi, se avete bisogno di informazioni o di qualsiasi cosa, avete anche a disposizione il mio numero WhatsApp, che trovate comunque sulla pagina Facebook. Potete mandarmi un messaggino o un audio messaggio. Io sarò ben felice di rispondervi, insomma, appena possibile. Ciao Assunta, ben arrivata. Vi faccio vedere anche, ovviamente, perché Babbo Natale non sarebbe nessuno senza Elliot. Quindi, se magari volete un bel progetto, mi fa piacere. Aspetta che leggo tutto il resto, è molto simpatico. Sì, anche secondo me mi sono molto divertita a realizzarli tutte e due, perché sono molto divertenti, sono belli colorati, insomma, per dare un tocco un po' allegro al Natale, magari chi ha dei nipoti, ecco, insomma, da rendere un po' più grazioso. Anche questo, per chi volesse, il kit è già pronto, oppure trovate anche sciolto il tulle che viene venduto a metratura, costa veramente una sciocchezza, ed è montato su un anello di metallo, un anellino di metallo. Quindi è molto semplice, non so se conoscete la tecnica dei ciuffetti, ma è veramente una cavolata. Bene, il resto poi trovate tutto ovviamente nel cartamodello. Bene ragazze, detto questo, io spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo con, ho in mente dei progettini sempre molto carini, veloci, facili e alla portata di tutti. Ma di grosso effetto. Quindi state sintonizzati, ovviamente mettete tanti like e tanti cuoricini, come dice Marta, e non mi rimane altro che darvi la buonanotte, ringraziarvi di essere state sempre con me. Siete tantissime, vi voglio un sacco di bene e ci vediamo mercoledì prossimo. E mi raccomando, state sintonizzati, perché c'è ancora lo scatolone da aprire. Non l'ho mica aperto io oggi, ma neanche un po'. Quindi aspetto tanti piccoli Elliot a darmi una mano. Bene, ciao ragazzi, buonanotte e alla prossima!